Uomini e donne, un'iconica vincitrice del Grande Fratello su Incarnato, dipendente dalle telecamere, io ci vedo sceneggiate. Durante le ultime registrazioni di Uomini e donne, si è molto discusso del cavaliere Armando Incarnato. Ormai al centro di una bufera mediatica. Tutto è partito quando la dama Aurora Tropea, recentemente tornata nel parterre del trono over del dating show di Maria De Filippi, ha attaccato l'imprenditore napoletano. Secondo quanto riferito da Aurora, Armando avrebbe sostenuto un provino per entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Sostenendo ciò, la dama intendeva insinuare che il cavaliere sarebbe interessato solo alla visibilità e non avrebbe alcun interesse nel perseguire il vero scopo del programma, ossia cercare l'amore. Dinanzi alle insinuazioni di Aurora, l'ex di Veronica Ursida ha minacciato di voler abbandonare la trasmissione, spiegando: quindi, la conduttrice ha chiesto al cavaliere di sedere a centro studio per un confronto con l'opinionista Gianni Sperti, che ha sempre espresso le sue remore su Incarnato. In questa occasione, il partenopeo è scoppiato in lacrime, lasciandosi andare ad uno sfogo. Quando l'account Twitter del programma ha pubblicato lo sfogo di Armando, tanti utenti hanno commentato quanto accaduto. Tra questi, anche la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, che ha scritto: al commento di Cristina, un utente ha risposto dicendo di non ricordarsi della sua partecipazione al dating show, così la Plevani ha sottolineato.